Anche Arezzo per la giornata mondiale contro il razzismo, che cosa è successo stamattina in Piazza Grande? Oggi è la giornata mondiale contro il razzismo, i bambini qua ci ricordano una realtà, che apparteniamo tutti ad un'unica razza, che è la razza umana. I bambini nei giorni precedenti hanno scritto dei pensieri contro il razzismo, hanno colorato delle bandiere di moltissimi paesi del mondo e oggi si sono presi per mano girando intorno alla piazza. Questo l'hanno fatto ad Arezzo e in altre 34 piazze d'Italia. Questo è stato possibile con la collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con questo ufficio UNAR, il Comune ha attivato un protocollo d'intesa per aprire ad Arezzo uno sportello dove sarà possibile segnalare episodi di discriminazione razziale. C'è sempre più una maggioranza di alunni stranieri e quindi un'iniziativa del genere non è stata accolta con grande gioia. È importante per dei bambini che ormai vivono in una società multirazziale, multiculturale, cercare anche di riflettere su una possibile collaborazione, su un rapporto più stretto e anche più finalizzato alla fratellanza e al rispetto. I ragazzi sono stati molto contenti, hanno partecipato con entusiasmo e venire qua, goderci anche questa magnifica piazza per questa manifestazione, penso che per loro sia un ricordo che rimarrà nel tempo.